Eccoci, ciao a tutti. Vediamo qua. Buona vigilia, ci siamo, sì. Ok, finiamo di condividere. Ciao a tutti, vedo che ci sono già un po' di persone. Oggi, come vedete, live molto, molto tranquilla, easy. Facciamo quattro chiacchiere insieme. Pubblichiamo anche nel canale Telegram che adesso vi linko qui sotto e vi invito ad entrare al canale. Ciao Fabio, ciao a tutti, benvenuti, siete tantissimi oggi, buona vigilia e buon Natale. Mi Allora, fa ragazzi, piacere sì. fare gli auguri direttamente in live. Che dire, oggi scoprirete che tutte le volte che ringraziamo sempre il nostro team, esiste sul serio qualcuno dietro, no? Dietro a Fabio e Luca in verità c'è un grande, grande team di lavoro, lo diciamo sempre. E oggi ve lo presentiamo, quindi restate fino alla fine che vi daranno anche loro delle dritte. In verità è così grande il nostro team che non li presenteremo tutti oggi. Oggi parliamo con Katie e Alessia Dirella e settimana prossima con Davide e l'altra Alessia Spadaccini. Poi ci sarebbero anche, salutiamo, Joseph, Cinzia, che collaborano con noi, Sebastiano. Vediamo se magari riusciamo a chiamare in live anche tutti gli altri. Però, insomma, oggi vedete un po' dietro le quinte di Performance PPC, come funziona tutta la macchina. Ok, vi metto il link qui sotto. Ciao Lidia, ciao Francesco. Intanto vi metto il link del canale Telegram. Quindi iscrivetevi al canale di Telegram. Se non avete Telegram, vi consiglio di scaricarlo. Ciao Roberta, buone feste anche a te. E qui nel canale Telegram condividiamo i nostri video, le nostre dritte di maggior valore riguardo le campagne pay per click, digital marketing e anche mindset, mentalità e tutto quello che serve per fare business online. Quindi ti puoi iscrivere, è gratuito e Lo potete condividere, quindi potete condividere questo link con i vostri contatti se volete. Fabio l'ultima settimana ha parlato di lotterie, però dai, ci stava, era importante anche quello. Abbiamo scoperto una particolarità anche degli spagnoli. sì, un po' i miei amici che stanno qui in Spagna mi hanno tutti confermato che hanno avuto la stessa Sì, sensazione. esatto. Ok, allora, ma sai che ho pensato potremmo far intervenire qualcuno live anche oggi, così. Figo, ma funziona, cioè si Ti può fare anche da do qui. il link, in teoria possono intervenire. Ah, Proviamo. Vi piace l'idea? Se vi piace, attenzione, l'idea commentate. dell'ultimo secondo, sempre organizzatissimi, grande Mettete un po' improvvisazione. di mi piace, condividete il video se ci siete, così vediamo che siete attivi. Ora, oggi presentiamo appunto due nostre collaboratrici. Una, Luca, la conosce abbastanza bene, e poi c'è Alessia, una delle due Alessie, che si collegherà da un posto segreto. Oggi lo scopriremo. Chiaramente, team remoto, non si sa mai dove sono questi collaboratori. Noi ci Dico solo che la colleghiamo, prossima non sappiamo settimana. dove sono, però sono sempre in bei posti, a parte una che ho qui vicino. Questa Direi che settimana stava lavorando dal camper. Vabbè. facciamo entrare prima di tutto Ketty. Sì, Come vai. dite? Come Quindi, rullo dei dite? tamburi. Ciao Leonardo, chi vi risponde a tutte le email, chi risolve tutti i vostri problemi, assistenza, fatturazioni varie? Eccola Eccoci, qui! ciao a tutti. Ciao Katie. Esiste. Allora, Esisto. aspetta che abbiamo preparato una sedia. Ma esiste Vediamo. perché poi c'è chi crea l'email di assistenza finta con il nome finto per far finta di essere un team grande. In Esatto, realtà esisto. esiste. Esisto nel back Katie office. Esiste è anche colei dietro a che porta tutta. pazienza. Sì, dimmi. Colei che porta pazienza e gestisce rapporti con i clienti e fatturazioni e cose varie. Quindi grandissimo supporto nel back-end. C'è Back-end. qualcuno, sicuramente qualcuno di voi ha già avuto a che fare con lei. E
di sicuro, ecco, adesso la vedete carne ed ossa, più o meno, digitalmente. Leonardo Conte, attenzione, oggi niente pranzo, si va direttamente alla cena della vigilia di Natale. Pensavo che aspettassi il pranzo della vigilia per vedere la diretta, però dai, va bene lo stesso. Installati Telegram, Lidia, vedi? Perché noi abbiamo fatto un sondaggio prima di lanciare il gruppo, Fabio. Abbiamo chiesto sul nostro gruppo di Fuori dal Funnel, chi ha Telegram, chi ha WhatsApp. Penso il 90% ha risposto che aveva WhatsApp e noi abbiamo siamo entrati in Telegram giustamente perché WhatsApp basta, dai ragazzi, basta. No, perché allora vi spiego, questo canale Telegram non è come un gruppo WhatsApp, quindi entrate senza problemi, esatto. Perché solo noi possiamo inserire dei contenuti, quindi ci sarà solamente Mariana. E solo noi possiamo inserire dei contenuti, quindi non è come un gruppo in cui poi ognuno può scrivere e diventa fastidioso, quindi ricevere gli unici messaggi che riceverete saranno messaggi di valore. Esatto. Facciamo entrare anche l'altra nostra ospite, l'altra collaboratrice, ed è una pay-per-click specialist, quindi una degli specialisti che curano proprio le campagne dei clienti all'interno di Performance PPC, Alessia Dirella. Ciao Alessia. Ciao a tutti. Buongiorno e buona vigilia a tutti quanti. Anche a te, Alessia. Dove sei di bello? Beh, adesso mi trovo nella caldissima e solarissima Puglia. No. Ecco. No. È caldissimo non tanto, però si sta bene. Cioè, questi qua sono tutti nello stesso, cos'è, il parallelo, nella stessa... tutti siamo nella stessa altitudine. Okay, siamo tutti al caldo, siete tutti al caldo, noi siamo invece nord Italia, c'è un freddo qua pioggia, oggi. Pioggia. Vabbè, non penso che in Puglia sia così, così caldo, no? Ieri anche 17 gradi quasi, quindi è non male. Anzi, vi dico un mini bagno ieri al mare, quindi ho fatto una... un laboratore. Wow. Ma lì nevica ogni tanto? Mi pare l'anno scorso, 2 anni fa, ha nevicato, no? Sì, forse 2 anni fa è successo in spiaggia trovarsi la neve. Che figo, bello. È bello. Ciao Danilo, vieni pure vicino. Adesso, tra l'altro, così, svegliamo qualche alterino oggi. Ho scoperto che, la Alessia Dirella è anche appassionata di, insomma, natura, segui... mi dicevi quest'estate le tartarughe, no? Che ci monitoraggio, sono... Sì, monitoraggio dei nidi di caretta caretta che vengono proprio qui sulle nostre spiagge a nidificare. Quindi da maggio cominciamo con il pattugliamento delle spiagge all'alba per trovare le tracce sulla sabbia. Poi individuiamo i nidi e li teniamo così in attesa della schiusa tra settembre. È una bella storia. Che bello. Storia. Sì. Vedi che i nostri collaboratori, oltre a pattugliare le campagne, pattugliano anche le spiagge, sono delle persone speciali, vedi? È vero. Ragazzi che abbiamo trovato qui. Bene, allora, io ho preparato qualche domandina, così scopriamo gli altarini. Partiamo subito da Alessia, no? Intanto, noi abbiamo iniziato a collaborare da quest'anno, sei entrata nel team Performance PPC, poi... Tra l'altro è una situazione particolare perché noi siamo entrati in consulenza con Alessia, era tra virgolette diciamo nostro cliente, in verità era già PPC specialist, esperta, bravissima, noi abbiamo dato magari qualche consulenza, qualche dritta, poi è successo che ha dovuto cambiare lavoro e non ci siamo assolutamente fatti scappare l'occasione. E la prima cosa che ho detto a Fabio, questa non ce la facciamo scappare, l'abbiamo presa dentro il team perché è bravissima, è molto esperta in campagne Google, brava anche in Facebook, quindi è autonoma e l'abbiamo presa subito. Non so chi se la sia fatta scappare, sinceramente, come abbia fatto. Adesso sta gestendo un sacco di progetti in contemporanea, quindi brava anche dietro. Ma raccontaci un po' tu, Alessia, raccontami un po' di te così. Troppo buoni, grazie. È stato bello unirmi al team. E la mia storia nel pay per click comincia un po' di anni fa. Ho cominciato infatti questo lavoro mentre vivevo a Londra, però cominciando un po' come tutti nelle agenzie. Se non sbaglio era il 2014,
13-14 e avevo fatto i primi 2 anni di esperienza dal lato agenzia. Anche lì, quindi, cominciando come un semplice executive, poi avendo i miei primi progetti, i miei primi clienti, sempre affiancata un po' dal manager. E anche lì poi ho deciso di mollare tutto e provare da freelance, provare un po' in autonomia. Ho fatto un po' di esperienze, i vari corsi Google, Facebook, ho preso i vari certificati online e pian piano un po' ho cominciato quindi ad aprirmi strada nel mondo del freelancing, del lavoro autonomo. E niente, è cominciato un po' così da Londra, mentre imparavo l'inglese e sorvegliavo un po' le campagne pay per click, ho fatto un po' di esperienza lì e poi ho deciso di spostarmi a Barcellona. Ero un po' stanca dopo 5 anni e mezzo di vita londinese. Ho deciso. Perché hai ancora tutto in inglese tu, ogni volta che mi mandi anche le schermate del cellulare sono in inglese, quindi vedo che vivi in inglese comunque, no? È vero, ho cominciato tutto in inglese e faccio ancora fatica a switchare all'italiano o allo spagnolo ogni tanto. E, infatti quello che un po' mi manca è l'everyday, proprio lavorare nel quotidiano con l'inglese, però ci sto facendo un po' l'abitudine adesso a tutto in italiano. Dobbiamo aprire l'anno prossimo nuove frontiere. Sì, quello ci torna utile perché dobbiamo allargarci all'estero, dobbiamo acquisire nuovi clienti all'estero, per cui sarà molto utile questo. E nello spagnolo invece? Quanto sei stata a Barcellona? Dopo Londra, 2016, invece mi sono trasferita a Barcellona, ho fatto quasi 2 anni anche lì. E infatti ho anche approfondito lo spagnolo, che parlo abbastanza bene, non tanto quanto l'inglese, però anche lì con lo spagnolo, anche essendo molto simile all'italiano, è un po' più semplice. E anche lì un paio d'anni in autonomia, ho sempre mantenuto i rapporti con alcuni clienti inglesi, quindi non ho avuto clienti spagnoli, ma ho continuato con gli stessi dall'Inghilterra, però appunto mantenevo i rapporti da Barcellona, ogni tanto facevo qualche viaggio in Inghilterra e anche lì ho continuato a lavorare, anzi proprio dagli anni a Barcellona ho cominciato proprio full time da freelance a lavorare un po' in autonomia e a trovare anche altri piccoli progetti sul posto. E poi fino a un annetto e mezzo fa ho deciso poi di tornare in Italia, un po' per la mancanza della mia terra e anche un po' per il volontariato che volevo fare qui in Italia. Ho deciso quindi di... È bello anche avere un lavoro che ti permette di fare queste scelte di vita, no? Senza tanti problemi. Tu potevi scegliere di vivere dove volevi. D'altronde sei stata brava, cioè è un premio per la professionalità che hai acquisito con fatica, con lo studio. Infatti, sono contenta perché ho avuto il coraggio di mollare Londra e l'agenzia, perché lasciavo davvero una situazione stabile e sicura per affrontare un po' qualcosa di nuovo, la libertà di lavorare in autonomia. Però da una parte ho avuto il coraggio, ma la fortuna di essere ancora ricontattata dalla mia stessa agenzia, che mi ha ricontattata proprio per farmi lo stesso contratto, ma a distanza. Quindi non mi hanno voluta lasciare. E grazie a loro ho avuto infatti i primi progetti da gestire in autonomia. Mi hanno riproposto il lavoro anche a distanza. Quindi Questa è la dimostrazione che le realtà estere in verità sono molto più avanti su questo discorso del lavoro da remoto, no? Cioè, questa cosa esisteva già da anni fa. Sì, infatti. Ho visto in Italia che ancora un po' si fa fatica a fidarsi. Sì, di solito gli annunci delle agenzie web proprio dicono chiaramente il candidato deve abitare in un raggio di 20 km attorno all'agenzia. E chiaramente tu puoi andare a pescare dei talenti, tra virgolette, che devono per forza di cose abitare vicino a te, quindi non riesci a trovare dei fenomeni che invece potrebbero vivere in altri posti. Esatto. E quello è un vantaggio. Ragazzi, se volete fare domande,
al nostro team, le ragazze, a noi, sulla carriera, su come fatto a risolvere magari certi ostacoli, potete farle, eh? Quindi sono qui. Sulle tartarughe, su quello che volete. Salve il ragazzo, eccetera, che ti occupato, mi spiace. Che ti occupato. Però magari... Bene, bene. Sì, comunque è interessante questa cosa. E ci hai visto lungo e così sei stata premiata. Tra l'altro tutti qui abbiamo lasciato una situazione sicura e una situazione sicura, ma in fin di conti poco soddisfacente, no? Per poi andare verso una situazione insicura, ma che ti apre un mondo. Sì, alla fine era il motivo per cui ho mollato era il lavorare in ufficio 9 to 5, Monday to Friday, quindi era proprio quella rigidità dell'orario chiusa in ufficio, e era un po' quello che per 2 anni mi ha fatto pensare no, questo non è per me, devo cambiare. Però nel rischio ho trovato in realtà la fortuna di essere freelance e di muovermi come voglio adesso, quindi non so se è fortuna o coraggio. Adesso ti sposti tra Brescia e la Puglia, quindi... Fino a un annetto fa appunto facevo Brescia, Barcellona, perché avevo anche lì ancora qualche cliente da gestire, e Puglia perché la famiglia è qui, però sì, se non fosse stato poi per il Covid sarei stata ancora un po' in giro, avevo tanti di quei viaggi programmati, però vedremo. Vediamo se l'anno prossimo va meglio con i viaggi. Sì, quest'anno non ci siamo nemmeno trovati tutti insieme, il team. Abbiamo fatto dei mastermind online, però appunto solitamente un paio di volte all'anno ci troviamo e quest'anno avevamo in programma di trovarci a Valencia e lo faremo un'altra volta, dai. Speriamo nel 2021. Lidia dice, perché Brescia? Sono di Brescia. Brescia? Beh, è una storia anche un po' particolare. Io sono nata a Brescia, però non ho niente di bresciano, neanche l'accento. Però sono pugliese 100%, perché comunque erano lì i miei genitori quando era lontano 89, però poi mi sono trasferiti giù e sono tornata anch'io. Però adesso Brescia è per l'amore, che sono a Brescia, solo per quello. Però lo sto convincendo a tornare in Puglia. Anche. In Puglia. Beh, dai, penso che non sia così difficile da convincere. Mi è occupata, mi dispiace. Sì. Beh, dipende se può appunto lavorare anche lui da dove vuole. Chiaramente... E soprattutto per quello che ci si è spostati, no, fino adesso, per il lavoro. Però sta un po' cambiando anche questa cosa qua. Sì. Tra l'altro sì. L'80 dell'89 sei Alessia, quindi abbiamo una media di età del team che la alziamo solo io e Ketty, con 33-34 anni, se no... Sono io la più vecchia. Cioè, penso che la media sia sotto i 30 di questo team. Sono io la più vecchia, va bene, vabbè. Lidia dice, anche Lidia ha il sangue sardo, ma abita, abita a Brescia. Ecco Cinzia, ciao Cinzia. Ecco, Cinzia fa parte del team, potrebbe anche... essere interrogata anche oggi direttamente. Cinzia, vuoi venire in diretta? A te piacciono le dirette, no? È il tuo sogno in diretta. Se vuoi venire ti mando il link e vieni in diretta. Grande Cinzia. Sì, oggi siamo informali, ci facciamo gli auguri, parliamo proprio tra di noi, qui non ci sente nessuno, quindi... Bene, passiamo a Ketty, direi, che è imbarazzatissimo perché chiaramente... È la mia prima uscita nello schermo. Sì. Perché appunto è anche una prima volta nel retroscena. Yeah, ti piace fermo. Assolutamente sì. Mi vede sempre a me fare queste live così, deve preparare il pranzo prima perché riesca a entrare. Sopporto. Vi sopporti? Sì. Tanto. Ma vorrei capire, cioè vorrei far capire, perché poi cioè, tanti ci chiedono, ma tua moglie che lavoro fa? Beh, chiaramente stiamo lavorando insieme, sì, perché sì. C'è un po' di lavoro e per fortuna ce n'è per tutti. E è tutto partito da Fabio, che poi ha tirato dentro tutti quanti. Però un po' vorrei che ci raccontassi come sei arrivata a questa situazione qua. Questa situazione qua mi ci hai messo tu. Per forza. Vabbè.
No, comunque io arrivo da una storia semplice, 12 anni come impiegata classica in un ufficio, la classica mattinata fino a mezzogiorno, la sera fino alle 8 era comunque il mio orario, finché non abbiamo deciso di far famiglia e quindi per conciliare un po' il lavoro con quello che è la famiglia, abbiamo deciso di licenziarmi, e anch'io ho aperto partita IVA, collaboro con loro e appunto per la gestione, quello che è tutto dietro il team. Tu malgrado. Malgrado. Diciamo che il fatto di lasciare il lavoro è stata chiaramente una scelta dura, perché noi avevamo già due bambine e tutto, eccetera, difficile. Però è stato quasi inevitabile, no? Perché era un classico lavoro senza flessibilità. Giusto? Sì, sì, flessibilità zero. Zero, hai chiesto le sei ore, tipo, no? Sai non, che non sono ore. State concesse le sei ore, non è stato concesso un cambiamento di orari e tutta la storia classica italiana, diciamo. E quindi per appunto conciliare con flessibilità quello che è lavoro e famiglia sono entrata in questo team, ecco, sì. Questo team. Oggi ci supporta adesso alla grande, lavora ben più di sei ore chiaramente a spezzoni, a orari strampalati, sì, però almeno ti puoi gestire come meglio credi. Sì. E soprattutto non siamo legati a nulla, cioè adesso siamo qui, non lo so, l'anno prossimo vedremo. Quindi questo sì, non so se si è capito, siamo anche sposati tra l'altro, sì. È venuto fuori dopo, no? Ci conosciamo appena da 16 anni. Quindi si può lavorare insieme, tra l'altro sempre a casa insieme, quindi è veramente... Si può lavorare insieme con difficoltà, però vabbè, si può. Ecco, dai. Si può, perché... Perché vabbè. Immagino che spesso si faccia fatica a staccare un po' la mente dal lavoro, anche lavorando insieme, no? Sì, sì, quasi impossibile, però... Bisogna anche farlo. Forse cambiando ambiente, quando uscendo, adesso è difficile, però probabilmente se lavori a casa, lavorate insieme a casa e state sempre a casa, come in queste settimane, è difficile riuscire a pensare ad altro. Quindi è utile andare via un weekend, quello che si può fare in questo momento, insomma. Altrimenti in altri momenti si potrebbe staccare anche per una settimana, due settimane, come quest'estate, quando ci siamo visti per 10 giorni, no? E lì avete cambiato totalmente ambiente. Chiaro, non è semplice con le bambine, però... Vabbè. Quando io di questo 2020 ho due ricordi. Quando siamo venuti a trovare Fabio e quando ce ne siamo andati 2 giorni in hotel, spa e tutto quanto. Cioè, ragazzi, se non fate esperienze non resta nulla di ricordo. Per il resto abbiamo lavorato quest'anno. Speriamo nel prossimo anno che sia un po' più libertà, dai. E più che altro che la mente è molto legata al luogo dove sei, quindi se lavori a casa e non esci mai di casa, perché vivi a casa, lavori a casa, veramente sembra che tu stia sempre lavorando, per la mente è così. E quindi a volte ci vuole una domanda, sì, adesso sì. Te la avete lì. A volte veramente farebbe bene avere uno stacco, almeno una stanza dove lavorare. Io lavoro nell'ufficio su di sopra, però Katy di solito io è sempre lavoro, giù. Sì, giù tra una cosa e l'altra, col computer lì, sempre a portata di mano. Non ho un ufficio come lui, diciamo. Vabbè. Ecco, la domanda di Emanuele. Allora, complimenti ragazzi, bella diretta informale. Grazie Emanuele. Luca Chetti, avete mollato di botto il vecchio lavoro o avete affiancato inizialmente il lavoro vecchio e nuovo? Allora, faccio io vai, sì, vai tu. Io ho mollato di botto, come si suol dire, e poi ho iniziato il nuovo, mentre Luca ha affiancato entrambi. Diciamo che, Emanuele, io ci ho provato, penso, per diversi anni ad affiancare lavoro
da dipendente, diciamo, con delle iniziative freelance, delle iniziative in proprio, però è difficile quando lavori alla sera, finché sono arrivato al punto che sì, stavo guadagnando qualcosina staccato dal lavoro, ma non mi avrebbe permesso di vivere, però ho deciso di rischiare, perché in effetti se a un certo punto hai tutte le 8-10 ore al giorno da dedicare a quel qualcosina, può crescere, no? Io ho avuto fiducia che crescesse, Fabio aveva molto lavoro, mi ha dato dei contatti anche lui, quindi il primo consiglio che do sempre è andare da persone che hanno già tanto lavoro. Voi non dovete avviare un business, un'azienda. La prima cosa da fare è aiutare chi ha già un business. Per esempio noi adesso abbiamo già lavoro, abbiamo già clienti, servono persone che ci aiutino. Queste persone non devono cercare clienti, basta che vengano da noi, adesso ne abbiamo preso qualcun altro e ci aiutano, no? Quindi è già lì una via più facile, abbiamo preso quella. E poi l'altra cosa è, finché lavoravo, mi sono messo via un polmone che mi permettesse di rimanere in apnea per un anno. Quindi io avrei potuto comunque vivere per un anno anche se non avessi guadagnato nulla. Capisci che un anno ti dà modo di avere tempo per trovare la tua nuova strada. Quindi quello che consiglio è, finché, se non avete nulla messo via, mettetelo via, va benissimo qualsiasi lavoro, lavorate anche al McDonald's, ma obbligatevi a mettere via una bella fetta di quello che guadagnate in modo da avere l'ossigeno, che poi io ho sempre mantenuto, per restare anche senza entrate per 8 mesi. Quindi poi sì, come... è importante, altrimenti poi dopo, non so, hai quel giorno in cui ti senti motivato, ok, inizio, mi licenzio e parto, però poi dopo un mese, se non inizi a guadagnare subito, devi per forza di cose tornare a trovare un altro tipo di lavoro. Invece avere appunto l'ossigeno per poter sopravvivere per un anno senza necessariamente guadagnare molto, è importante psicologicamente, perché ti permette di lavorare in modo sereno. E questo infatti è stata l'esperienza di Luca e anche la mia. Prima ho lavorato e ho imparato a fare tecnicamente quello che facciamo oggi, però allo stesso tempo mi ero messo via qualcosa per poter lavorare poi in modo tranquillo. E un'altra cosa... Ah, ok. Un'altra cosa importante è questa, che chi oggi cerca di fare un lavoro online, cerca di guadagnare online, pensa sempre che sia complicato, che bisogna creare un business, un'azienda che vende prodotti, quindi gestire fornitori, produzione, eccetera, o magari fare, si mette in testa il dropshipping, quindi cose molto complicate. In realtà il modo più semplice è aiutare chi ha già un business a vendere di più. Quindi chi ha già un business avviato, aiutarlo a vendere di più. Ad esempio, creando campagne pubblicitarie online per quell'attività, scrivendo del copy per quell'attività, creando delle landing page, dei siti web per quelle attività. Quindi fornendo dei servizi sostanzialmente, cioè diventando freelance. Questo è il modo più semplice e più rapido per iniziare a lavorare online, crearsi una professione, vendere dei servizi. E molti appunto pensano che... Una sorta di scambio, esatto, del tuo tempo per denaro, no? Sì, vendere competenze e non vendere subito i prodotti, vendere le proprie competenze. Quindi capire, prima di tutto, capire quali sono le proprie competenze, e se non hai competenze che possono essere vendute nel mercato, capire come le puoi apprendere. Quindi, ad esempio, lavorando in un'azienda, capisci come fare quel lavoro, lo fai tuo e dopo inizi a vendere quelle competenze che hai acquisito. Spesso studiare si serve, quindi studiando, però poi bisogna comunque applicarle. Quindi o inizi a lavorare gratuitamente per qualcuno e così applichi quello che hai appreso per qualche mese, e poi quando hai appunto fatto tue tutte queste competenze, inizi a venderle e a aumentare sempre di più i tuoi prezzi man mano che aumentano i risultati che porta ai clienti. Tu infatti, Lina, fatto a fare il salto? Anch'io avevo qualcosina da parte dopo gli anni in agenzia, e quindi mi sono sentita un po' più tranquilla nel mollare tutto e andare all'avventura a Barcellona. Però anche lì nel frattempo avevo già contattato un po' di potenziali clienti, o avevo fatto un po' di proposte. Quindi avevo già cominciato un po' a muovermi, però avendo sempre
un piano B da parte e anche un bel gruzzoletto appunto per nell'eventualità, per star tranquilla. E poi sempre un po' preso in considerazione diverse opzioni, anche in ambito diverso. Magari ho cominciato a fare un po' di formazione in materie simili all'online o anche in altre materie che mi interessavano, come magari l'insegnamento dell'inglese, una cosa che mi piace molto, infatti una cosa che vorrei approfondire. Quindi mi sono sempre creata anche le alternative, un po' un piano B, nel caso il piano A non dovesse funzionare. Potresti iniziare da me a insegnare in inglese. Dovrei fare lezione a tutto il team, ti va a migliorare. Mi piace tanto insegnare, infatti è una cosa che sto valutando davvero. Posso già cominciare con le mie prime cavie. Non so perché alla vigilia arrivano i messaggi broadcast di auguri della gente che non sento mai. Così, perché, capite perché non dovete usare WhatsApp, dovete usare Telegram. Andate sul gruppo Telegram, iscrivetevi al nostro gruppo che ha messo rimetto il link. Bene. Questo 2020com'è stato secondo voi? Cioè la vostra esperienza relativamente a quest'anno in generale, per fare un po' un recap quest'anno un po' bizzarro. Alessia? Il mio recap, se dovessi appunto tirare un po' le somme, direi che è stato molto incentrato sul lavoro, mi sono proprio dedicata e ho anche imparato tantissimo, è stato un anno di apprendimento esponenziale. Anzi, stando in casa non ho notato proprio la noia, ho imparato tantissimo e lavorato tantissimo, quindi a differenza di altri che in casa non sapevano più che fare, in caso... Bravo. Volevo proprio avere qualche ora. No, c'è gente che si lamenta perché è sempre il lavoro, no? Poi se li lasci a casa non sanno più che si annoiano. È una cosa incredibile. Ma io mi annoio, non so che fare. Invece io dicevo, c'è tantissimo, potessi avere il tempo, imparerei tantissime cose a casa. Sì. Conosco una persona che durante la quarantena ha studiato non sapeva nulla di programmazione, ha studiato un intero corso e adesso lavora in remoto come programmatore. Cioè ha cambiato la sua vita, ha avuto tutto il tempo, ha avuto 3 mesi e ha cambiato la sua vita, cioè perché aveva una motivazione. Invece c'è gente che prima aveva un lavoro che gli faceva schifo e poi è tornato in ufficio a fare quel lavoro che gli faceva schifo. Però ha tutta, diciamo che si è studiato per bene tutta la libreria di Netflix e quella è la sua. Sì, e poi ormai c'è tutto, prendi qualsiasi corso che vuoi online e trovi di tutto, quindi Non è più neanche questione né di difficoltà nel trovare le cose, né ormai neanche di economie, no? Perché ormai si trova anche gratuitamente tanta informazione, quindi è proprio questione solo di volontà. Voglia, se non è la voglia, esatto. Ciao David, sì, stiamo tenendo d'occhio quella piattaforma e se c'è scritto lo andiamo a vedere dopo. Sì, in realtà stiamo proprio valutando anche altri profili, quindi adesso sì. Guarderemo. Ma Cinzia viene o no? No, non può, ho detto. Vediamo se raggiunge la... Ah, eri prossimo, eh. Eccomi. Vediamo se riesce a venire. Gli mando il link. Tu, Katie, quest'anno com'è stato? La difficoltà maggiore con il lockdown? Comunque impegnativo, sì. Comunque impegnativo, un anno impegnativo, ma comunque appunto lavorando con loro, soprattutto con Fabio e Luca, penso che questo periodo ci ha fatto un po' capire che se qualcosa non ci piace, diciamo, nella vita, si cerca perlomeno di cambiarlo, e se non si riesce di cambiarlo, perlomeno cambiare gli atteggiamenti invece che lamentarsi, prendere in mano la situazione e fare, insomma, ecco, qualcosa. Star lì a lamentarsi e dire non va, le cose non vanno. Ecco, questo è quello che traspare un po', soprattutto da Fabio e Luca, soprattutto appunto standoci di vicino. Questo è quello che perlomeno a me è arrivato e penso un po' anche un po' al team in generale. Ecco. Ottimo, sì. Perfino la nostra contabile e coaching.
Poi per il resto sono abbastanza di poche parole. Io infatti lavoro nel back office perché sono abbastanza di poche parole. Però, fantastico. Sì, questo è un po' quello che appunto, standoci vicino, si capisce, si riesce a captare. Infatti loro hanno fatto molto, molto, hanno prodotto molto, soprattutto durante questo lockdown. Sì, diciamo che in generale, la mia vita quest'anno è stata un cambiamento continuo. Ogni mese, ma anche ogni due settimane, sentivo che era cambiata totalmente. Anche durante il lockdown abbiamo fatto dei lanci importanti. Abbiamo lanciato Omnia Video insieme a Roberto. E ci sono state grandi soddisfazioni e poi grandi cambiamenti repentini, e quindi è stato veramente un anno. Abbiamo scritto libri, andati come le montagne russe, alto alto, poi basso basso, alto alto, basso basso. Abbiamo pubblicato due libri, e quindi appunto è stato l'anno in cui abbiamo pubblicato i nostri libri. Quindi diciamo che alla fine, se dovessimo guardarlo dal punto di vista personale, e quindi diciamo lavorativo, ma guardando il nostro orticello, è stato un anno eccezionale perché abbiamo raggiunto tantissimi obiettivi. Chiaramente tutta la situazione che sta intorno mette un po' di tristezza, perché non ce lo siamo potuto godere al massimo, no? Vero, vero. Però anche quest'anno, diciamo, abbiamo raggiunto l'obiettivo ottimo, che era di più che raddoppiare il risultato dell'anno scorso, quindi ed è frutto appunto di tempo. Noi appena diminuisce il lavoro aumentiamo la produzione di quello che facciamo come contenuti per noi, come produzione di materiali, quindi è un meccanismo che si autoregola. Federica forse ha bisogno proprio del nostro cliente. Aspetta che leggo bene, quindi leggi la domanda per il allora, Federica, ci chiede: ma vendere servizi, consulenza sulla sicurezza sul luogo di lavoro prima di mettersi in proprio, suggerite di vendere per altri, ma come si può iniziare? Okay. Sì, è proprio sì. Studio che Federica cerca HS Formazione, hsformazione.it. Hanno un programma, poi se mai scrivici via email a info, te lo metto anche qui. Possiamo anche mettere un link, secondo me. Sì. Metto io il link. Anche se formazione è proprio un'azienda di Milano che fa formazione per RSPP, quindi consulenti della sicurezza, e ha anche un programma di affiancamento proprio per chi vuole iniziare. Quindi penso sia il programma ideale per te, assolutamente. E proprio vogliono aiutare chi ha questa esigenza, chi vuole iniziare da solo ma appunto non ha ancora clienti. E sono nostri clienti, noi facciamo le campagne per loro. L'anno prossimo quest'anno hanno aumentato bene il fatturato, sta andando molto bene l'azienda. L'anno prossimo vogliono spingere molto di più e stanno prendendo delle iniziative interessanti per farlo. Hanno anche loro preso dei venditori, hanno noi che facciamo le campagne, e loro sono un po' come me e Fabio, sono due fratelli comunque un po' più maturi di noi, diciamo, però si occupano di formazione in ambito sicurezza e hanno sempre lavorato direttamente. Adesso hanno iniziato a formare anche altri RSPP e formatori sulla sicurezza e li accompagnano nella crescita in questo settore, quindi proprio ti danno una card, insomma hanno tutto un programma di crescita professionale, e lavori in autonomia per conto tuo, quindi è un modo anche questo per essere, tra virgolette, un libero professionista online, partendo con un'azienda che ti affianca. È un programma un po' simile a quello che abbiamo intenzione di fare anche noi adesso con i nostri corsi di formazione. PPC per PMI è un corso fantastico che ti insegna a fare campagne online. Vero Alessia, l'ha fatto anche Alessia quando è entrata da noi. Insegna a fare campagne Google, Facebook, YouTube, Instagram, qualsiasi cosa, e in maniera pratica, e cioè tutti quelli che lo fanno ci dicono: ma ragazzi, in giro non ci sono corsi così pratici, perché non passa questa cosa in fuori? E deve passare. E poi stiamo pensando di mettere in piedi una piattaforma anche a Fabio per dare appunto anche i contatti di
quelli che non riusciamo a seguire noi fisicamente, magari per altri freelance. Quindi sì, vedi, però di anticipazione, perché nel prossimo anno ci potranno essere molte novità in questo senso, e appunto abbiamo intenzione di aiutare chi vuole mettersi in proprio online, chi vuole imparare una professione che possa essere svolta online, a imparare quello che facciamo e anche a metterli in contatto con dei clienti. Metto il link anche di questo corso, così. Lo sto mettendo io. Okay. Cioè, quello che vorrei far passare, che vedete qui, siamo tutte persone che lavorano praticamente, cioè non stiamo vendendo solo formazione così, ma abbiamo parlato di sicurezza, ti diamo subito un contatto di un nostro cliente, perché abbiamo clienti un po' in tutti i settori, cioè veramente siamo con le maniche tirate su al lavoro, quindi non stiamo raccontando quello che facciamo, sono tutte cose che abbiamo provato, quello che vi diciamo l'abbiamo provato, e penso che se Fabio e Alessia avessero avuto un percorso di formazione così com'è Pay Per Click per PMI, che insegna a fare le campagne, e della gente come Performance PPC che ti dice questa è la strada, impara a fare le campagne e trovi i clienti, si fa in questo modo, anche con il corso Fatti Valere, avrebbero raggiunto prima il risultato magari. Sì, anche perché appunto tutti quelli che vedono il corso dicono: ragazzi, ma veramente ho seguito altri corsi su Facebook, su campagne Facebook, su campagne Google, ma non dicono quello che dite qui, che anche noi ci chiediamo, ma cosa possono dire in un corso per campagne Facebook, campagne Google? E quindi... È ottimo, mi ha aiutato anche a rispolverare molte cose che magari ogni tanto devi andare a riguardare. È molto pratico perché lo fa insieme a te, è come farlo lì insieme a Fabio, quindi... Infatti Federica ci dice: ho frequentato un corso di digital media marketing, volevo unire le due cose, ma almeno all'inizio un supporto mi farebbe comodo, ritengo importante. Sì, qui dipende cosa vuoi fare, cioè digital media marketing l'hai studiato per promuoverti online, per promuovere quindi la tua professione come consulente del lavoro e consulente della sicurezza. E ti consiglio, Federica, di guardare il corso che ho appena inserito qui nei commenti, Fatti Valere, che serve proprio per i professionisti che vogliono iniziare a trovare clienti online, a farsi valere di più, appunto, online. E, dai un'occhiata alla pagina ed eventualmente se hai domande ci puoi contattare, e metto anche la mail. Ragazzi, è arrivato il momento dei cappellini? Sì. Parliamo del 2021, quindi, aspetta che... Ok. Eccolo qui. Così facciamo gli auguri 2021 con tutta questa serietà, vedete, con questi cappellini super seri. Bellissimo. Grazie Federica. Katie, cosa dici del 2021? Ecco. Il mio che daresti magari aggrappandoci al discorso che faceva Alessia, che ha un po' rischiato per diventare freelance, seguire un percorso diverso. Fabio, ce la puoi fare? No, va bene così, non tirarlo più giù. Magari appunto che se uno mai non rischia, non può mai sapere se ci sono altre scelte più giuste, diverse e via dicendo, appunto per agganciarsi un po' al discorso di quello che si è fatto in questo 2020 molto produttivo, e per appunto Alessia che ha detto che è un po' rischiato per trovare la cosiddetta fortuna. Ecco. Quindi magari un 2021 dove il cambiamento non parte da ognuno, probabilmente le cose non cambieranno. Ecco. Esatto. Quindi è la stessa cosa, siate curiosi. Ecco, sì. Di imparare, di scoprire, avere un po' il coraggio di rischiare. Se esatto. Loro non avessero rischiato, probabilmente nessuno si troverebbe in questa situazione. Non parli sempre di noi, però voglio dire, anche tu hai rischiato a sposarmi. È stato forse un rischio, sì. L'è andata bene, dai. Sì, mi aggancio perché è un po' la dritta che ho dato anche ieri sera in diretta in Omnia, che è: il fatto è meglio che perfetto, e quindi si può applicare sia nel marketing, che è il nostro campo, sia nella vita. Nella vita perché? Perché
spesso ci blocchiamo nel prendere le decisioni perché aspettiamo che tutti gli astri siano perfettamente allineati, che tutte le situazioni siano perfette per fare quel passo. Ma in realtà, se facciamo così, rimaniamo appunto paralizzati, non facciamo mai il passo decisivo. E quindi di buttarsi con coscienza, ma di fare quello che abbiamo voglia di fare. E spesso questo porta a delle sorprese. E nel marketing, anche qui, non aspettare di avere la campagna perfetta, il sito perfetto, il messaggio perfetto, ma iniziare intanto a fare degli esperimenti. Questo l'ho detto anche al team, no? Quindi lato tecnico, come gestire le campagne pay per click. Iniziamo, mettiamo qualcosa che sia sufficiente subito e quindi iniziamo a testare, a fare degli esperimenti e così capiamo come migliorare. Questo ci fa risparmiare tempo perché probabilmente può essere che a volte capiamo che quell'idea che avevamo non è perfetta e quindi ci è stato utile fare degli esperimenti prima di metterla a mercato perché grazie a questi esperimenti l'abbiamo ottimizzata. Quindi fatto è meglio che perfetto. Quindi non aspettare sempre di avere tutto, di aspettare la perfezione di tutti di tutti gli aspetti della vita, ma iniziare a fare, iniziare a sperimentare. Anche perché la perfezione arriva con la pratica, non la puoi ottenere così, la perfezione man mano arriverà con... Esatto, sì, cioè fare, iniziare a fare e poi ottimizzare, fare e ottimizzare. Bravi, poi perché dei ragazzi così giovani devono dare questi consigli? E sai perché? Stavo pensando questa cosa, comunque abbiamo tutti più di 10 anni di esperienza nel lavoro, no? Anche forse un po' di più, 14-15, e alcuni iniziano a lavorare magari a 27-28 anni, quindi capisco che uno a 30 anni dice mai appena imparato, però in verità non è tanto la durata dell'esperienza, ma è proprio la concentrazione delle tue esperienze di vita, quante cose hai fatto, no? Io le ho provate tutto, ho provato a essere dipendente, professionista, imprenditore, e quindi provate cose nuove e uscite dalla zona di comfort, la classica frase, ma è vero, cioè state attenti perché potreste essere dentro una bolla e la verità che state cercando è fuori da quella bolla e per arrivarci dovete scoppiarla. Quindi vedo molte persone quest'anno siamo stati veramente bombardati dalla bolla dove alcuni magari stanno cercando di metterti, no? Quindi la paura di questo virus, dell'economia che può andare male. Focalizzatevi su di voi, su quello che potete cambiare, su quello che potete modificare della vostra vita. Voi non potete modificare l'economia generale, non potete modificare le leggi italiane, non potete modificare nulla di quello che viene raccontato in TV. Modificate, pensate al vostro mondo e lavorate su di quello e su tutte le cose che potete influenzare, che sono tantissime comunque, perché potete veramente costruire, noi abbiamo visto in 2 anni cambiare totalmente la nostra realtà, quindi comunque le leve che avete sono sufficienti per modificarla, concentratevi su di quelle. E comprate al massimo un biglietto della lotteria, così. Ma se uno ci sta, anche matematicamente. Usate, vinci. Così. Matematicamente, cioè, che ne ha uno o 10.000, la percentuale di successo è uguale, perché ce ne sono miliardi di combinazioni. Intanto è arrivata Cinzia, così... non era prevista questa cosa, ti faccio entrare, eh? Cappellino. Grazie. Eccoci. Non ho il cappellino, però ho messo qualcosa di rosso. Va bene. Ciao ragazzi, siete fortissimi veramente. Come sei state? Forte. Tutto bene. E Cinzia e Alessia siete vicine geograficamente? Dove che sei? Io sono della provincia di Lecce, esattamente di Casarano. Tu? Io sono a Francavilla, Fontana, sono provincia di Brindisi, ho Lecce nel cuore, ho fatto i miei anni all'università a Lecce, sono mezza leccese, diciamo, quasi tutto lì. Bella nostra terra, come tutte le terre del mondo, però sì, ne vale la pena sicuramente. Sono vicine allora, sono vicine, sì. Sì, non si conoscono tra di... Dai, meritazione che... Cinzia è appena entrata, è iniziato adesso con noi, ci sta dando una grossa mano quindi nel back-end con i clienti, quindi sì. Grazie Cinzia. Grazie. Grazie.
ti vuoi presentare un po'? Dici un po' chi sei, cosa fai. Allora, io sono una speaker professionista che da un grande sogno è partito un progetto per cui anch'io cercavo la libertà. Quindi mi sono appassionata, ho seguito Fabio e Luca proprio perché possono realizzare i sogni delle persone, soprattutto in questo momento di cambiamento, rendere possibile avere la libertà intesa come un business online, avere tutte le competenze, questo significa veramente essere libere, come stava dicendo anche Alessia inizialmente, che mi stavo seguendo. Per cui, che dire, sono qui e mi fa molto molto piacere poter trasformare questa, diciamo, collaborazione anche come un apprendimento, perché anch'io ho iniziato veramente a muovere i primi passi, per cui faccio gli auguri a voi e faccio gli auguri a tutte le persone che si accostano a questo mondo virtuale. Avere le competenze giuste significa avere quella libertà anche finanziaria, quindi realizzare i sogni di tutti anche in questo modo, che è fondamentale adesso. Sono un po' emozionata da speaker, non lo però ragazzi. Sì, ma non era preparato, per cui l'hai saputo 10 minuti fa, ti ho detto vieni in diretta, no? Grazie. Quindi se avete bisogno di una speaker, Cinzia. No, Cinzia ha un canale, no? Anche comunque fai delle cose direttamente molto interessanti, quindi potete cercarla. Cinzia, Stefano, vuoi dare qualche riferimento di Il mio sogno in diretta, giusto? Sì, Il mio sogno in diretta è appunto un blog che tra virgolette sta crescendo e lo faremo crescere, e che praticamente consiste nella realizzazione di video interviste di personaggi che hanno avuto un sogno e che le hanno realizzato, e anche personaggi che ancora lo dovranno realizzare. Quindi ho iniziato così per caso, perché ho dato le dimissioni nel negozio dove lavoravo, un negozio di abbigliamento, e ho seguito la mia passione trasformandola appunto nel mio sogno attraverso la realizzazione anche dei sogni di tutte le persone. Quindi Instagram, Il mio sogno in diretta, sì, giusto? Sì, Instagram, esatto. In diretta, seguite Cinzia. E Cinzia, come il tuo 2020, com'è stato e come vedi il 2021, se vuoi dare anche dei consigli riguardo il nuovo anno, come affrontarlo? Il 2020 è stato, ovviamente banale dirlo, un anno difficile, ma come spesso vedo sempre la parte, l'atteggiamento positivo, per cui ho veramente accolto questa trasformazione imparando ad usare tutti gli strumenti possibili e immaginabili, trasmettendo sul web, quindi pensando e sognando di realizzare e di continuare a concretizzare e trasformare quello che è un progetto in un business online. Quindi vedo il 2021 come la realizzazione di questo sogno, e auguro a tutti e a tutte le persone che ci seguono di credere veramente in quello che è un sogno e poi concretizzarlo, e di utilizzare al massimo tutti i mezzi che Luca e Fabio veramente lo fanno con passione e con grande professionalità. Vi consiglio di seguirli perché sono dei veri professionisti. Questo è il mio consiglio. Grazie mille, Cinzia. Mi sembra ottimo. Trasmetti sempre molta positività, e quindi questo è quello che mi piace di più di te. È ottimo averti nel team. Grazie, è un onore per me. Positività, ma anche praticità. Cioè, a me piace, sì, la motivazione è quella che ti fa partire, ma poi a noi qua piace andare sulla pratica, performance, PPC, piace sempre portare a terra i progetti. Cioè, qui è il luogo dove ci sono gli strumenti per portare a terra i progetti. Quindi non perdiamo tempo, non c'è da scherzare. La vita è importante, il business è importante. È bello sognare ed è bello realizzare le cose, non continuare sempre a sognare, quindi ottimo. Esatto. Sì, noi appunto mettiamo a terra i sogni della gente, diciamo se sono realizzabili o che cosa devono fare per realizzarli, insomma. Quindi diamo gli strumenti pratici per arrivare dove vogliono arrivare con la loro attività online. Ok, Luca, tu avevi altre domande in programma?
No, no, direi che comunque hanno dato delle belle dritte, mi è piaciuto molto, molto, tutto molto spontaneo oggi, non c'era nulla di pronto, quindi avevo in mente di chiedere così una proiezione, un consiglio sul 2021, un po' un parere. E ce l'ha detto, sì. Di essere curiosi, di rischiare un po'. Io ho un buon proposito che ho per l'anno prossimo è aumentare il tempo di studio giornaliero. Adesso sono arrivato a fare un'ora più mezz'ora di lettura la sera, voglio aumentarlo ancora di più, tutti i giorni chiaramente, sabato e domenica, poi vorrei aumentarlo ancora di più, perché penso che più riempiamo il sacco, più possiamo poi svuotarlo e dare valore. E ti ride perché tutto il tempo che praticamente c'è, tutto il mio successo, in verità, è solo perché lei mi copre le spalle. Avete presente i militari dove uno va avanti, c'è quello dietro, perché altrimenti, cioè, se non ci fosse lei a star dietro le due bambine, a tutti i casini, tutti gli attacchi che ricevo da fuori, no? Come la banca, bisogna pagare questo, bisogna la nonna che ha bisogno di quell'altro, lei mi ripara tutto, se no non riuscirei a fare quello che faccio. Quindi siamo una squadra, quindi non ci riusciremo. Vuole. Ci vuole per forza, ci vuole per forza. Parafulmini. No, vabbè, dai, non parafulmini. Però cresciamo. Okay. Dai, vi auguro ancora buon Natale. Allora. Facciamo un augurio collettivo di team. Questo è il primo, questo è l'unico augurio di Natale, l'altro è per il Capodanno, giovedì prossimo. Poi facciamo giovedì 24 e giovedì 31, ragazzi. Ragazzi. Siamo in diretta sempre. Però poi vediamo, io penso che ci fermeremo anche noi poi magari un paio di settimane e perché l'anno prossimo veramente cambia tutto. Ripartiamo alla grande, ho già dei nomi molto grossi, importanti per le prossime live. Stiamo crescendo molto e chiamerò qui un imprenditore top 1% in Italia, chiameremo qui un imprenditore svizzero, chiameremo qui delle persone molto interessanti, un'altra imprenditrice Mila che è a Barcellona, giusto Fabio? Vorrei chiedere anche lei di partecipare, quindi ho già due confermati più lei da chiedere, veramente l'anno prossimo ripartiamo la grande, quindi forse ci dovremmo un attimo fermare. Sì, abbiamo bisogno di tempo per organizzarci per poi ripartire alla grande. Esattamente, va bene, okay. Ragazzi, grazie Cinzia, grazie Alessia, grazie Chetti. Grazie Natale, ci vediamo giovedì prossimo. Buon Natale. Buon Natale a tutti. Ciao a tutti. Buon Natale, ciao. Ciao, ciao, ciao.